Ciao a tutti, d'Anteprima Cinema. Vediamo il primo trailer di Winnie the Pooh, subito dopo le news di oggi. Credo che sarai piuttosto rumoroso oggi. Sono famoso per la mia ispirata retorica. Oh. Ehi là, pupello! Sarebbe sufficiente anche solo un ciao, tigro. Grazie. Eccoli là! Faremo una gara per trovare una nuova coda per io. Bene, ora non ci resta che decidere quale sarà il premio per... Come, prego? Hai starnutito. Ma niente affatto, la parola è decidere, non ecci. Ti sei preso un raffreddore. Mi sa che lo prendo anch'io. Oh, rabbia. Chiedo in prestito un po' di miele. Solo un assaggio. Un assaggino, per così dire. Sciocco di un orsetto. Walt Disney Animation Studios ha deciso di realizzare il primo lungometraggio per il cinema dedicato alle avventure dell'orsetto filosofo Winnie the Pooh e dei suoi amici Tigro, Tappo e Pimpi. Ispirato a 5 racconti tratti dai libri di Milne e realizzato con lo stile Disney dell'animazione tradizionale, il cartone è diretto da Stephen J. Anderson e Don Hall ed uscirà nelle sale a luglio del 2011. E sempre nel 2011 vedrà la luce uno dei reboot più attesi di sempre, il remake di Atto di Forza, film cult del 1990, interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Per ora, poche le indiscrezioni a riguardo. Si sa che il film verrà diretto da Lynn Wiseman e verrà girato a Toronto, in Canada. Non si conoscono ancora i nomi dei protagonisti, ma pare sia stato fatto il nome di Colin Farrell. E per oggi è tutto. Arrivederci, d'Anteprima Cinema.